Nell'episodio precedente. La biblioteca, la biblioteca teca, la biblioteca. Un'ora che sto cercando sto portale finalmente perché non volevo usare le enderpearl. Amici, riprendiamo da dove ci siamo salutati l'ultima volta, ovvero davanti al portale. E mentre stavo caricando il gioco stavo pensando, non ho portato l'arco. Panico totale, quindi per fortuna ne avevo trovato uno, ne avevo trovato un altro, però questo qui è mezzo distrutto. Però niente di incredibile, quindi con questo equipaggiamento un po' povero ci andiamo a affrontare l'Ender Dragon e a crearci dell'altro Bombmial totalmente a caso. Poi tra l'altro una volta ucciso vi spiegherò una cosa che vi racconterò dopo, nel dubbio saltiamo. Signori, signori, che tensione, che tensione. Allora, oddio, è vero. Allora, se moriamo subito qua panico, proprio panico totale, perdiamo tutto, è la fine chiaramente. Quindi abbiamo solo una chance di batterlo. Non ce la farò mai. Ci proveremo ovviamente. Però prima di fare il tutto volevo sistemarmi al meglio. Ovvero questi qua, dato che non ci servono, li mettiamo qui. Anche questi non ci servono. E facciamo una cosa del genere. Abbiamo tutto? Abbiamo tutto. Siamo carichi, signori. Io sono carico e ci credo. Però non so se ci riusciremo sinceramente. Quindi non so neanche perché lo sto facendo in realtà. Anzi, aspetta, fatemi liberare un posto che devo prendere questi blocchi, perfetto. Così almeno abbiamo più blocchi per costruire. Sto usando una tattica un po' sneaky, ovvero passo sotto così non mi vedo, non serve a niente, giusto? Non serve assolutamente a niente. Costruisci, ti prego, Buster Core, è già la fine. Io me lo sento che, due colpi e ci sciotta, non so perché. Non ho neanche potenziato l'armatura, davvero pollo il quale sono. E direi proprio di iniziare a salire qua o spaccare quelli, non lo so. Guardatelo lì, il drago tutto cattivo nella sua cattiveria. Lancia lì, vai, boom. Perfetto, è un andato, signori, uno è già andato. Sono bello carico. Speriamo di non cadere. Ok, sali. Senza paura, ma non troppa. Dai. Quanto ci sta mettendo, mio Dio, quanto è lungo questo coso. Ora, facciamo così, non mi dare noie. Sparagli. Non vorrei sprecare le frecce, ma bisogna sparargli anche da lontano. Vai, spaccali. No, ti prego. Ok, perfetto. Una freccia è andata. O meglio, un coso è andato. Calmissimi. Scendi. Allora, ci fa oggettivamente un casino di danno. Ah, sapete cosa dovevo fare? Allora, intanto mi vado a riparare. Sarà una battaglia un po' stupidina. È del tipo attacca, ripara. Dovevo prendere il letto e settarlo lì vicino. Eh sì, ho sbagliato. Vabbè, tipo non si può passare dentro le torri, mi sa di sì, Ho un piano, signori, voglio provare una cosa in caso vi faccio il taglio. Tipo, se io vado qua, vedete che c'è tutta l'ossidiana, che si spacca anche relativamente veloce. Tipo io entro da qua, ci sono le torce, sì, e spacco praticamente da qua sotto. Si può fare, dite? No, non si può, vabbè, non si può fare, non lo farò mai. Non c'ho tutta quella voglia e la pazienza di aspettare fin lì. Nel dubbio, devo spaccare quella, signori, dobbiamo spaccare questa. Sali. Sperando che non ci colpisca, ho strapaura, signori, ho paurissima, voi non avete idea. Togli questa cosa, sali. Che tensione. Poi tra l'altro una volta sconfitto, sempre che lo sconfiggiamo, vi voglio dire una cosa, quindi vi invito a guardare il video fino alla fine. Così mi potete dare un paio di consigli che sberla sul da farsi. Io in questo momento sono decisamente storto con le frecce, decisamente. Sì, decisamentissimo. Master, dai, Master? Ok, presa, scendiamo. Quindi devo fare le altre robe. Veloce. Allora, faccia la barricata, va, perché fidatevi, se no cado, finisce in tragedia e ci si mette a piangere e tutto. Quindi spacca, ok. Quante ne mancano ancora? Allora, una lì. Vai. No, fermo. Stai qua. Signor Drago, stia calmo. Master, scendi, buttati, vai. Barrichizzati. Se non sbaglio, ne mancano... Fermi. Ne mancano due, se non sbaglio. Non vorrei dire una stupidata, il cibo ce l'abbiamo, quindi... Aspetto un attimo di ricaricarmi tutti i cuori. Prendo anche un po' di materiali che non fanno mai schifo. E poi andiamo a distruggere le ultime due. Dai, non manca molto, il drago non lo sto colpendo. Le frecce ne ho ancora 11. Fattibile. Sento che ce la possiamo fare. Non è vero, non ce la faremo. Mi manca l'ultimo, signori, sono salito. Ok, perfetto. Scendi. No, perché non l'ho fatto? Sono stato stupido. Buttati. Credo, se non sbaglio, di averli. No. Ok, bene.
mi faccio una corsa? Ci facciamo una corsetta? Dannazione. 3 hours later. Allora signori, sono riuscito a riprendere tutte le mie cose totalmente a caso. Ho fatto un mega sprint e ok, si era buggato tutto. Signor Drago, sto giro lei non mi ucciderà mai. Ma l'armatura me la son messa, sì, me la son messa. Muori, muorici, muorici. Allora, spero di riuscirci almeno, perché è un terzo tentativo. Non credo proprio che lo reggerei, quindi corri, corri, corri. Che casino, che casino. Spacca, 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 spacca. Vai, vai, vai. Oh, comunque le botte se le sta prendendo, eh. Cioè, lui ci picchia, perché sì, ci picchia, dobbiamo ammetterlo. Però le botte se le sta prendendo. Non so cosa sia quell'attacco strano, nel dubbio. Sotto, freccia in testa. Altra freccia in testa? No, nessuna freccia in testa. Dai, vieni qua. Dai, che ti manca poca vita. Dai, che ti manca poca vita. Dai, draghettino, muori. Così almeno ciò posso dire di averti ucciso anche in questa serie, Dai, 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 dai. Sì, signori, l'ultimo giro ed è nostro. L'ultimo giro, signori, ed è nostro. Freccia al volo, lo prenderemo o non lo prenderemo? Lo abbiamo preso, totalmente a caso. Vai, 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 vai. Sì, sì, sì. Dum, dum, dum. Extra dub, guardatelo, guardatelo come schioppa il draghettino. Sì, dacci tutto, dacci tutta l'esperienza che... Tutta mi serve, tutta, 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 tutta l'esperienza, tutta, tutta. Tra l'altro poi... Wow, 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 stai calmo che ho appena finito di fightare il draghettino. E niente. Oh, là. Dicevo, vorrei fare anche una farm di Enderman, tra l'altro, più avanti, non adesso, però mi serve del cibo, grazie. Due cose adesso. Cosa numero uno, dov'è il passaggio quello strano, tutto particolare, per tipo... Allora, lì c'è l'uovo, e ok, e non saprei... Cioè, non è che non so come prenderlo, però, boh, non vorrei rischiare, in realtà. Quindi, volendo io, potrei anche chiudere l'episodio e aspettare che mi diciate voi come prenderlo. Volendo, potrebbe essere tranquillamente un'opzione. Oppure un'altra opzione, io provo a prenderlo e sbaglio totalmente. Però, so che prima di prenderlo, ce le ho l'Ender Pearl, sì, c'è anche un'altra zona... Che in teoria ci si va e si prende l'elitra, non lo so, nel dubbio... Esatto, vedete come scappa lo schifo uovo? Signori, ho cercato un tutorial, allora, praticamente è una stupidata totale. Allora, dobbiamo spaccare qua, poi spaccare qua sotto, mettere una torcia e ti prego, ti prego, ti prego. Ok, preso, 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 sì! Sì, l'uovo di drago, sì! Ok. Ora che abbiamo l'uovo di drago, altra cosa... E che è stato fatto? Oh, eccolo lì! Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì! Allora, stia fermo, stai fermo, devi stare molto fermo. Molto, molto fermo, molto... Ok. Praticamente, a parte il fatto che io voglio fare una farm di Enderman qui... Guarda quanto incattiviti! State fermi! No, calmi, oh! Oh, 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 calmi, 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 calmi. Quanti sono, quanti sono, quanti sono, quanti sono? Quanti picchiano, quanto picchiano? Vabbè che mi stanno farmando le Enderpearl, però, state calmi. Niente, sono cattivissimi. Niente, è la fine, va bene, moriamo dagli Enderman. Devo morire dagli Enderman. Ti sto facendo una strage. Buttati, scendi, sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi. Chiudi, chiudi, chiudi. Oh mio Dio, quanti, oh mio Dio. Dicevo, per finire questo episodio, dopo aver ucciso il drago, ce ne andiamo nel mondo, sì, quello lì, avete capito, che non mi viene in mente il nome, e proviamo a fare qualcosa di buono. Quindi ora dovrò costruire le scalette, uccido gli Enderman e poi ci entriamo. Tanto l'Enderpearl ce ne ho ben 7, che ci sta. Ok, ho fatto una scalinata da paura, però entriamo. Salve, ma buongiorno. No, quanti signori, quanti Enderman ci sono. Ora non voglio esplorarlo più di tanto in questo episodio, lo fare... No, 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 ti prego, no, vi prego, basta. Mi avete già seccato. Fatemi vedere questa roba che cos'è, voglio prenderla. Frutto Chorus. Non so. Il problema è, stavo pensando, come ci torna? Per tornare a casa devo... Ah, ok, rientro lì e poi... Quindi devo fare la foto alle coordinate. Aspettate che faccio la foto alle coordinate, va. Fermi tutti, che se perdo le coordinate fate cheese, signori, bravissimi. Ok, quindi datemi questo coso qui che non so cosa sia. E va bene, poi scrivetemi nei commenti a cosa serve. Nel dubbio so che qua si possono trovare le varie basi strane, tutte le robe. In caso ce le esploriamo nel prossimo episodio. E appunto, grazie a queste basi o trovi l'elitra, mi sembra. Oppure, guardate che bello quando si rompe. Appunto, o trovi l'elitra oppure la testa di drago. So che si può prendere anche la testa di drago, credo. In caso me lo scriverete voi nei commenti. Madò, guardate quanti Enderman, oh mio Dio.
mio. No, allora non voglio esplorarlo in questo episodio, perché questo episodio era dedito all'Ender Dragon. Questo blocco qui mi triggera. Ciao ciao. Perfetto. No, Dio, c'è il vuoto. No, ma mi fa paurissima sta zona. Facciamo che, signori, ci abbandoniamo qui. Chiudiamo qui l'episodio per sicurezza, per non rischiare. Potrebbe essere la scelta giusta, non lo so. Nel dubbio, signori, salvo ed esco. Finalmente, mi tolgo anche le cuffie, ovviamente. Finalmente abbiamo anche noi sconfitto la nostra serie vanilla principale, l'Ender Dragon. Lo ammetto, è stato abbastanza difficile. Pensavo un po' più facile. Mi ero dimenticato l'arco a casa. Vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video. Suggeritemi nei commenti se si può trovare qui l'elitra, ma penso di sì. E anche la testa di drago, o comunque come trovarla facilmente. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani, al solito, ovvero 2:15 per questo periodo estivo, con un nuovo video. E finalmente abbiamo sconfitto l'Ender Dragon.